Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Siamo su un altro gameplay con War Thunder, ma questa volta stiamo pilotando il fantastico Spitfire F Mark 9 inglese. Siamo sulla mappa di Krimsk, come potete vedere, storia alternativa. E adesso faccio un taglio durante l'arrampicata. Ci rivediamo in quota. Ok, rieccoci. Abbiamo raggiunto la quota di 2500 metri, con questo aereo dovrebbe più che bastare. Lo Spitfire F Mark 9 comunque è un turning fighter, quindi capace di effettuare virate molto strette, anche se ultimamente in questa patch, che è la 1.40, la 1.70, scusate, la 1.70, che sarebbe dovuta essere la 1.49, hanno nerfato i flap degli Spitfire e degli inglesi più in generale. Hanno nerfato i flap atterraggio, se non sbaglio, e quindi ora, dopo oltre i 250 km orari circa, se attivate i flap, se aprite i flap atterraggio, questi si spezzano, quindi mi raccomando, non fatelo più oltre i 250 km orari, 300 km orari, perché è molto probabile che si spezzino i flap. Comunque, anche senza flap, questo aereo sicuramente è in grado di tornare con virate molto strette. Già uno dei nemici, B-25, si è schiantato. Meglio così, perché quell'aereo è tremendamente OP. E quindi possiamo già tirare un attimo un sospiro di sollievo. Ecco uno Yak-3. Lo segnalo alla squadra perché il P-63 non ha voglia di farlo. La nostra squadra è rimasta un po' indietro. Almeno però non siamo del tutto soli. C'è anche un BTD Destroyer con noi che si farà i bersagli di terra. Il P-63 è ingaggiato dallo Yak-3. Vediamo cosa succede. Un altro Spitfire entra in dogfight. Io non ho intenzione di seguire per ora lo Yak-3, perché voglio vedere se c'è qualcun altro. La 5 ha dato in fiamme il nostro bot. Ancora non riescono a buttare giù lo Yak-3. Se non vedremo altri contatti per un po', penso che interverrò anch'io. Ok, finalmente il Typhoon lo ha buttato giù. Bravo. Io ancora non vedo qui nessun contatto. Ma mi raccomando, con questo aereo è bene non andare di full elevatore oltre i 500 km orari, perché se è soggetto a molta forza G è probabile che spezzi le ali, quindi soprattutto nei G negativi, ma quello un po' tutti gli aerei comunque. Quindi usatelo solo con il mouse. Che I-16 ha battuto il boomerang, quindi e si è poi schiantato. Qualcuno dei nostri... Ah, ok, eccolo là. Ha chiesto supporto. Giù c'è uno Yak-9. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa in questa partita o saremo solo degli spettatori. Quel Typhoon ha dato un frontale a uno Yak-9T ed era la peggiore cosa che potevo fare. 5, Yak-9, io come al solito sto laggando. Accidenti a Fraps. Però quello Yak-9 è abbastanza ferito. Vediamo se riesco a fare un passaggio
Non niente da fare, butta giù, io non me la sento di rischiare. Di spezzare le mie belle, bellissime ali, belle le ali dello Spitfire, davvero fantastiche. Le mie preferite. E quindi colpo. Si disingaggia molto bene. Io non lo seguo in virata a queste velocità. Colpo. Distrutto. Bene. Molto da cecchino questo tiro, però è andato bene. Bene, la distanza era molto corta, però con i lag non è facile mirare. Laggiù c'è un altro Yak-9, dietro abbiamo uno Yak-9T che ha la bella idea di inseguirci e quindi penso che dovrò presto difendermi. Ok, un P-51 ci salva, questo mi permette di mirare, però stando molto attento a quel tremendo cannone. Ok, dello Yak-9T. Entro in dogfight a virata stretta sperando che lo Yak-9 ti faccia l'errore di seguirmi, ma fa un errore ancora più grande, ovvero lasciarmi in pace. Ciò mi permette di poter provare un attacco. Ok. L'ho mancato miseramente. Giù c'è un IL-2 dietro di me, ma è distante. Ok, questo Yak-9T mi sa che colpo. Niente, non, probabilmente l'ho colpito solo con le 7-7. Almeno sta fumando, quindi presto il motore dovrebbe dargli problemi. Distrutto. Ok, un altro bel tiro da cecchino. Niente di che comunque. Che quell'IL-2 sta azionando i suoi trementi cannoni contro di noi. Io spero che non mi prenda perché altrimenti mi farà molto male. Ok, un bel colpo di lag come al solito. Bene, l'IL-2 sta facendo una strage incredibile. Però l'abbiamo tirato giù con l'aiuto del nostro amico P-51 Mustang, che credo sia quello cannonato, visto il danno che gli ha fatto. Ok, rimangono tre nemici e quattro di noi. Dunque vedete che non è impossibile fare boom e zoom con questo aereo, anzi tutt'altro. È possibilissimo andare in picchiata. L'importante è non andare di full elevatore e stare attenti a non superare i 650-700 km orari, perché comunque è molto rischioso. Io sono più interessato allo Yak-3 che allo Yak-9, perché è quello che mi dà più problemi. Però il suo motore è nettamente superiore al mio e in più lui veniva anche da una picchiata non troppo alta, ma comunque gli ha permesso quella picchiata di avere abbastanza energia da disimpegnarsi facilmente. Ok, laggiù c'è uno Yak-9, quello di prima. Spero di non essere presto chiuso in un panino, perché comunque lo Yak-3 presto ritornerà, infatti sta già ritornando. Niente, non l'ho preso, questo mi darà molti problemi, il fatto di non essere riuscito a prenderlo. Perché adesso mi ritrovo contro due Yak e sono io da solo con un P-51 che probabilmente, da come vedo che se ne sta andando, ah no, che sta tornando, comunque probabilmente non ha più molte munizioni e neanch'io. L'unica cosa che posso fare in questi casi è provare
a coordinarmi con il mio compagno di squadra per un dogfight con lo yak più basso. Lui ovviamente vuole darmi sempre testa a testa, ma io non che abbia molta voglia. Lo yak 9 si sta comportando bene perché non mi segue in virata. Non vedo più lo Yak 3, questo mi preoccupa. Ah, ok, eccolo qua. Forse posso provare un tiro. La Yak 3, vira, 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 che se no ho problemi. Che quello Yak 9T mi insegue, io faccio una virata per chiudergli l'angolo. Se lui vira rallenterà e quindi sarà preda del mio amico P51. Presto finirò carburante e munizioni. Questo, ahia, un lag. E questo non è un bene per niente. Spero non allargarmi che... Ah, ottimo, si è schiantato, probabilmente danneggiato dal nostro amico Erlocimus, che si è comportato veramente benissimo. Ringrazio Dio io quando incontro questi compagni di squadra che si danno da fare. E quindi rimane l'ultimo nemico e poi probabilmente un bombardiere. Io rimango in volo ancora per un po'. Dico al mio compagno di atterrare, io lo copro, o almeno ci provo, e poi quando lui riprenderà a volare, io atterrerò e lui mi coprirà, almeno si spera. Comunque, potrei anche provare di fare diversamente, cioè potrei anche andare a prendere il russo sulla sua base. Però questo mi esporrebbe a gravi rischi perché i nemici sono ancora in due e io dovrei affrontarli, probabilmente da solo contro due. E siccome ci tengo a vincere questa partita, faccio la scelta rischiosa, ma comunque ai miei occhi più logica di coordinarmi, continuare a coordinarmi con il mio compagno di squadra. Quindi faccio un taglio qui per non dilungarci troppo. Ci vediamo tra poco. Ok, eccoci qua. Il mio compagno di squadra è atterrato, nessun contatto in vista almeno per ora. Io comincio a perdere già da adesso quota e velocità, mettendo la manetta a zero. E mi preparo per quello che sarà poi il successivo mio atterraggio. Dobbiamo fare più pressione sul nemico. Sta vincendo! Ora di atterrare! Bene, ricevuto! Mi appresto ad atterrare. Questo è il momento più pericoloso per noi due perché lui è appena decollato e io ho perso molta energia per atterrare. Togliamo i flap. Ok. E siamo atterrati. Se questo spitti si ferma. Ok. Bene. Abbiamo Accidenti, devo ricaricare. effettuato l'atterraggio, il nostro compagno è già in volo.
Adesso ci apprestiamo a quello che è il decollo, sperando di non trovarci con il nemico in vista mentre stiamo ancora decollando. Quanto è bello avere dei compagni di squadra che, pur non essendo in plotone, sono capaci di coordinarsi. Probabilmente è questo che determinerà la nostra vittoria. Questo, o almeno si spera, che, anche perché ancora i nemici sono in due, anche se uno non ha punti, quindi non so cosa stia facendo, probabilmente non è neanche decollato, o è AFK. Comunque, stiamo anche vincendo di poco per ground target, anche se abbiamo meno punti ticket. Stiamo catturando A. Adesso ci apprestiamo a cercare gli ultimi nemici rimasti. Io effettuo un taglio qua perché non voglio allungare troppo il video. Ci vediamo tra poco. Ok, ecco qui i contatti. Un I-185 AIA e uno Yak-3, che è quello che farà più male, probabilmente. Vediamo se riusciamo a portare a casa questa partita o se ce ne torneremo a casa in una bara con tanta tristezza. Allora, lo Yak-3 sembra avercela con me, e quindi io comincio già a turnare, perché mi sembra l'unica cosa intelligente che posso fare contro uno Yak-3 che ha più quota di me. Spero di riuscire a aiutare. Ok, lui ci prova, io faccio una specie di split S. No, neanche uno split S, ho fatto una perdita di quota semplice, semplice. Lo Yak-3 turna molto bene, quindi non sono sicuro di riuscire a batterlo in tal fighting. Comunque il nostro compagno è ingaggiato dal Chai, da, sì, dal Chaika, dall'I-185, che gli sta dando un sacco di problemi, quindi cerco di liberarlo come posso. Distrutto, ok. Ora rimane solo lo Yak-3 che prova come sempre a mettermisi in coda. Ringrazio a mia volta il mio compagno di squadra che ringrazio Dio di aver avuto un compagno di squadra così in questa partita. E andiamo a cercare lo Yak-3 che si è dileguato. E non so per qual motivo. Ha fatto un grave errore abbandonando il suo compagno di squadra che si trovava in mezzo tra uno Spitfire, tremendamente Spitfire, e un P-51. E adesso vediamo se riusciamo a trovare questo ultimo Yak-3. Su B non c'è, almeno io non lo vedo. Credo che stia o andando verso la sua base, o prendendo quota per attaccarci, o prendendo quota per camperarsela tutta la partita.
quindi... Adesso... Andiamo a... vedere se c'è sulla sua base. Potrebbe anche essere che lo Yak-3 avesse finito le munizioni e stia andando a ricaricare. Questo compagno forse è danneggiato, vediamo. Vedo danni. Quindi lui ci aveva salvato la vita, io neanche me ne ero accorto. Ci siamo salvati a vicenda, ottimo. Io non lo vedo ancora. Penso che farò un taglio. Ci rivediamo quando avremo trovato lo Yak-3. O quando lui avrà trovato noi. A dopo. Ok, il nostro compagno di squadra ha finalmente trovato lo Yak-3. Credo sulla loro base, anche se io ancora non lo vedo. Ah, eccolo là. E quindi andiamo a dargli un'ultima volta la mano. Per abbattere l'ultimo nemico rimasto. E poi ce ne possiamo tornare a casa a bere un po' di tè. Una bella tazza calda di tè. Non scherzo con questo caldo che c'è. Comunque. Sembra che sia intenzionato a camperarsela sulla base per difendersi con le artiglierie antiaeree russe. La famosa artiglieria russa. Ok, è in fiamme. Vediamo finalmente. Ok, 3 kill a testa e siamo riusciti a chiudere la partita. Festeggiamo con i fumi colorati. E ci facciamo le triple A in attesa che la partita finisca. Ok, ecco qua, è finita. Dai, finisci. Forse si è buggato il gioco. Speriamo proprio di no. Ma che abbiamo preso l'iniziativa? Abbiamo vinto, dammi la vittoria, forza. Su. Ok. Finalmente abbiamo vinto. Bene, avete visto in questa partita quanto può essere importante il lavoro di squadra. Anche se non siete in plotone, potete comunque collaborare
coordinarvi con i vostri compagni di squadra per ottenere la vittoria. In questo caso i russi non si sono comportati da team, mentre noi sì, e abbiamo vinto proprio per questo, perché a differenza di loro noi abbiamo fatto gioco di squadra, non ci siamo mai separati abbandonandoci ognuno al proprio destino. Quindi vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto, al prossimo video, arrivederci.